mondo fantastico che vuole realizzare. Allora non è il programma la discriminante, il modo per decidere chi votare oppure no. Prima di tutto io credo che dobbiamo farci una domanda. Se c'è qualcuno che si presenta come candidato sindaco e ha già fatto il sindaco in passato e nel suo programma ci dice io voglio cambiare la città, la domanda che ci dobbiamo fare è ma perché non l'hai fatto quando hai già governato questo comune? Più il meccanismo della delega, cioè votavamo uno che ci doveva risolvere tutti i problemi e poi ci fregava puntualmente, scompariva il giorno dopo le elezioni. E quindi noi non siamo qui a dirvi guardate, delegate a noi che per i prossimi 5 anni vi risolviamo un problema. Se questo è lo spirito, farete fallire anche noi. L'obiettivo dovrebbe essere quello che ognuno di noi spende un po' di tempo prima di tutto per metterci la faccia anche in eventi come questo, come persone candidate, ma soprattutto dopo per controllarci. Perché possiamo dirci una cosa in questo paese? È vero che per 30 anni i politici, 40 anni hanno fatto tutto quello che volevano con i nostri soldi e con le istituzioni, ma è anche vero che noi a un certo punto abbiamo totalmente rinunciato a controllarli, abbiamo totalmente rinunciato ad occuparci a cercare di capire che cosa stessero facendo lì dentro. A Livorno, dove governiamo, c'è il reddito di cittadinanza comunale, a Pomezia c'è il reddito di cittadinanza comunale che usa lo stesso strumento che vi ho appena detto. Quindi dove possiamo, quando possiamo e come possiamo, governiamo 15 comuni, in 10 Equitalia non c'è più, l'abbiamo messa fuori e stiamo avviando una riscossione interna, una riscossione coscienziosa. La mia generazione con il Jobs Act non avrà speranza mai più di avere un lavoro stabile. Mai più. Solo nei primi 3 mesi del 2016 sono stati venduti 31 milioni di voucher, che significa che non sono più contratti neanche al mese che si fanno ai giovani, si fanno i contratti al giorno.